La bolgia di gente si è diramata per le vie della città di Palermo, ma noi abbiamo trovato all'atere della manifestazione delle persone che hanno messo dei manifesti e che hanno anche testimoniato una scorta civica, come si chiamano, che significa? Scorta civica è un'associazione di cittadini che è di associazioni antimafia che ci sono in città a Palermo e sono tante, che sta tutelando, vuole tutelare sia i giudici di Palermo che stanno facendo la trattativa Stato Mafia, dunque di Matteo e il suo pool, e chiediamo che venga dato da Alfano, così come ci ha promesso il 3 dicembre venendo qua a Palermo dal ministro Alfano, che è venuto a Palermo il 3 dicembre e aveva promesso che avrebbe dato il bomb jammer dopo le dichiarazioni di Reina, le minacce che ha subito Reina. Questo bomb jammer non è mai arrivato, non è mai stato dato alla scorta di... Troppe parole e pochi fatti. Troppe parole e pochi fatti. Noi siamo stati anche a Roma il 12 aprile come scorta civica nazionale, perché scorta civica non è solo a Palermo, è in tutta Italia. E siamo andati lì per presentare le firme perché avevamo appuntamento con Alfano, che aveva preso appuntamento con Salvatore Borsellino. Noi siamo andati lì e non c'era nessuno al Viminale, non siamo stati ricevuti, abbiamo consegnato le firme a un responsabile di gabinetto, ma il ministro non c'era. Noi siamo andati lì per proteggere le istituzioni e le istituzioni non c'erano. Ecco, molto spesso si dice questo, no? E non sono soltanto le associazioni di volontariato che sono a tutela di varie istanze dei cittadini, ma gli stessi cittadini si sentono abbandonati, lasciati soli, o perché perdono il posto di lavoro e non riescono a ritrovarlo, o perché come giovani non riescono proprio a entrare nel mondo del lavoro, o perché i test universitari impediscono l'accesso alla cultura. Insomma, per tanti e per tanti perché succede questo. Allora, cosa bisogna fare perché queste istituzioni veramente rappresentino il popolo italiano e non momenti di campagne elettorali varie dove vengono magari a dire anche cose bellissime, interessantissime, significative, che però rimangono svuotate quando i fatti non ne conseguono? Ma io le posso fare un esempio. Oggi è venuto Renzi qui, ha parlato di antimafia. Ha anche parlato di Paolo Borsellino, non so a che titolo, però l'ha fatto. Oggi in Parlamento si è votato il rinvio del voto sull'arresto di Genovese, l'ex sindaco di Messina, a dopo le elezioni, forse perché porta 100.000 voti al partito? È una domanda che, se questi sono i fatti e quelle sono le chiacchiere, a noi ci interessano i fatti. Sì, ma infatti anche quando ha detto Renzi noi siamo... Non si fa parole. No, noi siamo per i magistrati, siamo per i poliziotti. In che modo sono per i poliziotti e per i magistrati? Buttandoli nella gogna ogni volta che succede qualcosa? Sì, togliendo le scorte a chi le deve avere, avendocene loro. Io per venire fino a qui da Mazzara, dove c'è la televisione, ho trovato 15 macchine della polizia con 3 poliziotti in ogni macchina, come minimo, e tutti quelli che erano sul cavalcavia. Beh, l'ho considerato uno spreco. Esattamente, dico, questo è il modo di proteggere, loro si proteggono, si sanno proteggere. Il problema è che dobbiamo cercare di proteggere chi vuole far valere le ragioni della verità. Noi stiamo combattendo per sapere la verità sul processo trattativa Stato Mafia e ce lo stanno fermando in tutti i modi. Il CSM ultimamente ha uscito una circolare che dice che Di Matteo e il pool non possono più indagare sul processo perché sono scaduti gli 8 anni. Una legge fatta come se ci fosse una scadenza per tali reati. Esatto, cioè noi non possiamo togliere la memoria storica di un processo che Di Matteo sta seguendo da anni e che è formato da milioni di pagine di faldoni e trasferirlo ad altri magistrati solo perché a lui è scaduto il mandato. Tutti i processi in Italia muoiono per questo, perché anche nei processi civili, io ne so qualcosa, cosa succede? Che passa da un giudice all'altro e automaticamente il giudice che neanche ha visto la persone nel viso finisce per dover mettere una sentenza che molto spesso è la sentenza giudiziaria e non è una sentenza di fatti reale, e questo è ammazzare la giustizia. Ma ripeto e torno a dire, io penso che il modo per dare i peggiori colpi alla... si può uccidere anche senza sparare, soprattutto è giusto? Quando la mafia non spara è anche più pericolosa di quando spara. E allora, nel 2003 ho scritto un articolo su questo che è andato sulla Repubblica. Qui si stanno facendo attentati quotidiani alle istituzioni vere, quelle che cercano di tutelare i cittadini e quelle che cercano di avere la verità, perché il CSM toglie il processo
a Di Matteo al pool. E oltretutto adesso speriamo che Messineo presenti questo quesito che dia la possibilità al CSM di rivedere questa norma, perché è veramente vergognosa, è vergognosa. E questo è uno dei modi per togliere il processo e per rinviare le cose, per far sì che la verità non venga a galla. Lei voleva aggiungere? No, io volevo dire semplicemente questo: noi auspichiamo che una persona come Fiandaca, che dichiara e scrive che la trattativa è presunta, quando ormai è palese che non è presunta ma c'è stata, bisogna soltanto avere il tempo di scoprire, e al momento in cui ci mettono i bastoni tra le ruote, 2 più 2 fa 4. Senta, Giovanni Fiandaca è quel professore che 20 anni fa mi disse: signorina, diminuisca il suo concetto di giustizia e vivrà più serena. Certo, l'ha fatto, ha se si vive nella menzogna si vive molto sereni, e chi cerca la verità che non dorme di notte. Non la dimenticherò mai, infatti. Grazie.